Ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di una novità che aspettavamo da un sacco di tempo, almeno io l'aspettavo da un po' di tempo, forse anche qualcuno di voi. Sì. Parliamo di Milo Manara, Umberto Eco è il nome della rosa. Ci sono delle novità. Ebbene, sì, finalmente c'è una data. La data che è stata lanciata, che è uscita quest'oggi, è il 2 maggio 2023. Quindi tra poche settimane vedrà la luce, finalmente dopo tantissimi anni di lavoro, come dice lo stesso Igor, ovvero il direttore editoriale di Linus, vedrà la luce il nome della rosa di Umberto Eco con la trasposizione ai disegni e presumo anche ai colori di Milo Manara. Un'opera affascinante, un'opera che io attendo da tanto tempo, sono molto curioso di rileggerla in questa chiave fumettistica, perché il nome della rosa, come ben sapete, è stato fatto in diverse sperimentazioni artistiche. Al di là del libro di Eco, che ve lo consiglio se non l'avete letto, l'opera è stata trasposta al cinema, in serie TV, in tanti altri formati mediali. Ora prende vita attraverso Oblomov Edizioni. Vi faccio vedere qua la copertina di come dovrebbe essere questa uscita, e l'opera si compone di due volumi. Non è quindi un volume unico come ci si aspettava, ma sono due, e verrà presentato al Comic Con a Napoli, e quindi da lì in poi uscirà in tutte le salse, ovvero libreria, fumetteria, shop online e via dicendo. Che dire? Voi la leggerete? Io la prenderò subito perché sono veramente molto molto curioso. Spero che le aspettative siano altrettanto rispettate. Lo speriamo, ma Milo Manara comunque, non voglio dire che è una certezza, ma comunque è una persona abbastanza affidabile dal punto di vista del fumetto, però non si sa mai nella vita. Fatemi sapere se voi la prenderete, se vi piace la copertina intanto, e niente, questo. Se vi va, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e scriviamoci nei commenti. A presto con Il nome della rosa.